brutto. Proviamo un più o meno a contarvi se siamo 30-35 in modo che siamo più o meno omogenei. Vabbè, più o meno ci siamo. Allora, mettetevi un po' in cerchio così vi avvicinate un pochettino. Allora, benvenuti. Io sono dell'associazione AMT, Arte Museo Territorio, lavoriamo qui a Solofra da una decina di anni e appunto facciamo visite guidate, oltre che lavorare nelle scuole con laboratori pubblici. Qua appunto abbiamo il compito, ci ha chiesto Francesco, di illustrarvi, insomma, di accogliervi e di illustrarvi Solofra. Allora, questa è Piazza San Michele. Piazza San Michele non a caso cominciamo da qui perché è proprio il punto, il centro di Solofra, il cuore. Qui è cominciato tutto, la storia di Solofra inizia qui, tant'è che ci sono gli edifici più importanti, poi mano a mano nella nostra passeggiata vedremo, li cominceremo a illustrare meglio. Giusto per panoramica, quella che avete alle spalle, avete capito, quindi è la collegiata di San Michele Arcangelo, il campanile di Pincolo di Tantino, sono costruiti tra, sono costruzioni tra il 1200 e il 1500, poi vedremo meglio. Il palazzo ducale costruito successivamente, di epoca rinascimentale, e poi c'è la chiesa di San Rocco. Allora, la chiesa di? San Rocco. La strada che vediamo qui è l'unica che attraversava Solofra fino a un certo momento, quindi in epoca medievale, era l'unica strada che attraversava e portava verso Salerno, infatti questa scende giù verso la chiusa, passa per Aterrano, che siete stati voi, e arriva poi a Salerno. E non a caso gli edifici principali furono costruiti qua, proprio perché questa era l'unica strada. Cosa succede? In Solofra è di fondazione sannita, i primi popoli che sono stanti di qua erano i sanniti. Però noi facciamo un salto in avanti e la fondazione della prima chiesetta, prima della collegiata, era ad opera dei Longobardi. Che sappiamo, i Longobardi ovviamente arrivano come barbari, poi mano a mano si convertono dopo la battaglia di Siponto del 525, dove gli appare l'arcangelo Michele. Il culto di San Michele infatti comincia dal Gargano e poi si diffonde, tant'è che tutti i paesi che sono insomma a fondazione Longobardo, più o meno comunque dove i Longobardi sono stati, hanno una chiesa o una grotta dedicata a San Michele. E sul luogo della collegiata c'era una pieve, la pieve di Sant'Angelo e Santa Maria, proprio dedicata all'arcangelo Michele. Che fine ha fatto questa pieve? La pieve appunto era una piccola chiesetta che più o meno serviva tutto il circondario e bastava come circondario, insomma una piccola chiesetta. Successivamente Solofra è cresciuta anche grazie al commercio delle pelli, che qui aveva già una tradizione abbastanza antica, esatto, iniziata proprio con i Sanniti, e la chiesetta non bastava più, quindi a un certo punto si decide di costruire una nuova chiesa, la collegiata di San Michele Arcangelo. Della vecchia pieve però assolutamente non si butta via niente, all'epoca funzionava così, quello che c'era prima veniva riciclato. E le pietre dell'antica pieve di Sant'Angelo e Santa Maria le troviamo nel campanile. Quindi il campanile che oggi è il campanile della collegiata di San Michele è stato costruito con quelle che erano le pietre dell'antica pieve. Nel 1526 inizia la costruzione della collegiata di San Michele, opera di nessuna popolazione, di nessun re, ma dei Solofrani. I Solofrani acquistano la propria autonomia da una famiglia di Zurlo, la famiglia Zurlo che risiedeva in questo palazzotto qui, quindi nel 1450, bene o male, gli Zurlo erano di Napoli, i Solofrani acquistano la propria autonomia, quindi sono indipendenti, sono liberi e firmano questa propria autonomia iniziando la costruzione della propria. Poi vedremo, quando entreremo in collegiata, come questa autonomia viene firmata in continuazione. Nella collegiata c'è lo stemma del sole. Il sole è lo stemma di Solofra. Quindi in collegiata vedremo sulla facciata, all'interno, c'è questo sole ripetuto più volte, proprio per sottolineare questa cosa. Cioè la collegiata è stata costruita a spese dei Solofrani. Cosa succede a un certo punto? Costruiscono la collegiata, vedrete all'interno è molto ricca, non so se qualcuno di voi già ci ha dato un'occhiatina, quindi molto ricca, e a un certo punto cosa succede? Si indebitano a tal punto e quindi devono per forza di cose rimettersi nelle mani di un nuovo signore. Nel 1555 arrivano gli Orsini,
i famigerati Orsini, con Beatrice Ferrella che acquista il feudo di Solofra e lì iniziano una serie di diatribe, insomma di problemi per i solofrani, perché gli Orsini subito iniziano a voler affermare la propria supremazia sui solofrani e iniziano la costruzione del palazzo Orsini, appunto, palazzo ducale, e iniziano una serie di problemi. Ci sono varie leggende legate alla costruzione di questo palazzo. La prima è che i solofrani volevano che la Beatrice Ferrella inizialmente decise di costruire questo palazzo proprio di fronte alla collegiata, proprio per stare lì quasi a volerli sfidare. E si racconta, appunto, la leggenda dice che quello che veniva costruito di giorno, di notte venisse demolito proprio da San Michele. Quindi a un certo punto, per superstizione, insomma, per evitare, la costruzione quindi poi si decise dove la vediamo ora, quindi un po' più spostata rispetto alla collegiata. Adesso, se vogliamo entrare, cominciamo a vedere un pochettino il palazzo all'interno e poi...